In un'atmosfera di festa c'è anche chi purtroppo approfitta del boom di presenze per alzare i prezzi. Caffè da 80 centesimi a 1 euro nel giro di un giorno, arrosticini a 1 euro l'uno, birre a 4,50 euro. Questi i casi più eclatanti che fanno notizia anche sui social. Come li ha trovati i prezzi? Troppo alti. Per esempio, ci faccia un esempio. Una birra a 4,50 sarebbe troppo. Il trend della dunata aquilana rispetto alle altre non sembra comunque sorprendere gli avventori in penna nera, abituati a chi durante queste manifestazioni spera di fare l'affare della vita. Penso che bene o male ci marceranno il più possibile in questi 3 giorni e se uno resiste fino alla domenica sera magari trova anche qualche occasione. Ma per la verità la maggior parte dei commercianti aquilani ha mantenuto i prezzi di sempre onesti, in un panorama cittadino in cui un po' tutti ci si è improvvisati ristoratori, anche commercianti di altri settori. E ci è mancato poco che anche le stazioni di servizio si mettessero a cuocere arrosticini. Non ci sono riuscite, poiché stoppate dall'intervento della polizia municipale. Quando siete arrivati? Ieri. Senta, come ha trovato i prezzi qui all'Aquila rispetto anche alle altre adunate che avete fatto? No, discreti, sì, va bene. Ha trovato i prezzi come? Normali, dai. Sì. Prezzi onesti rispetto sì. Alle altre adunate? Sì, sì, vero. Ma non voglio comprare niente ancora. Neanche da bere e mangiare? No, portiamo tutto da casa. Portate le scorte. Prosecco. Ciao, ciao.